Abbiamo appena finito di vedere Dragon Blade, bel film. Qualcuno direbbe un fumettone o un'americanata, invece è probabilmente la prima cinesata fatta all'americana. È un film che per certi aspetti ricorda un po' una Anabasi, cioè questi guerrieri persi tra la Persia, la Via della Seta, guerrieri romani, quindi guerrieri occidentali, che si incontrano e si scontrano quasi in un clima alla Asterix, incontro fra antiche civiltà. Infatti ricostruiscono anche le mura di una città, insomma sembra quasi dire, ecco perché le influenze del fumetto. E tra l'altro in certe scene, insomma, anche per l'accompagnamento sonoro sembra di sentire un po' un eco di Mulan. È un po' una strizzata d'occhio probabilmente della Cina all'Occidente. C'è un forte scontro fra buoni e cattivi. È un Jackie Chan un po' diverso rispetto alla sua tradizione, ma comunque si vede il grandissimo lavoro di 7 anni di Daniel Lee e Jackie Chan nell'assemblare questo colossal dalle forti tinte epiche, come forse in Occidente non se ne fanno più tanti. Ricorda per certi aspetti produzione alla Troy. In un certo senso la cosa più bella, forse che resta più impressa, è l'accompagnamento musicale. Le due canzoni, quella cinese sul ritorno dei guerrieri e quella romana cantata in latino, anche qui abbiamo un Lucius come intermerome, e che probabilmente è la cosa che resta più nel cuore. Per Anime Click vi salutiamo dal Far East, serata inaugurale. Grandissimo Jackie Chan sul palco insieme a Daniel Lee, gelso d'oro come leggenda vivente, veramente innamorato del suo pubblico, e il pubblico lo ama, non solo il pubblico di Udine. E adesso andiamo a vedere l'altro film. Buona serata.